Sono 50 e più gli anni sul palcoscenico della notizia di Enrico Valentini, da fotoreporter giornalista. Alla luce di ogni giorno e nell'oscurità di ogni notte non sfugge a lui la vita del territorio che lo circonda, imprimendo i volti e i fatti protagonisti del quotidiano e della storia, nella bellezza e nella tristezza. Enrico imprime sulla pellicola il tempo fermato in un momento, da quell'obiettivo espressivo e attento. Enrico, persona e personaggio discreto, determinato, amato. Apre porte e finestre per chi chiede di sapere e vedere il tempo e la storia che gli è passata accanto. Per questo Enrico, che ha dato tanto, è per l'Umbria un vanto. Da tutto ciò, la Sovrintendenza Archivistica per l'Umbria ha dichiarato l'archivio fotografico di Enrico Valentini di interesse storico particolarmente importante. Oggi l'archivio è gestito con cura dall'associazione Tempus Vitae. Nel mirabolante archivio Valentini ogni foto è bellezza oppure tristezza, ma sicuramente è vita. Quella vita raccontata in 50 anni con 220.000 scatti. Ogni frammento issato alla sequenza di questo video è frutto di una piccola idea e un grande caso di ciò che ha scelto la mano, che senza sbagliare nemmeno un brano intreccia il percorso temporale, come il caso vuole, dando poi voce alle immagini con le parole. Alviano, Enrico, sensibile al paesaggio, ne documenta virtù e bellezze. Lugnano, non poteva mancare la perla racchiusa in quello scrigno sospeso sul colle, tra l'azzurro del cielo e il verde degli ulivi, che è Lugnano sulla Valle Teverina. Amelia, teatrale, spettacolare. Porta Romana ci dà l'accoglienza con la sua imponenza. Come i personaggi amici di Amelia, Calvi, con lo sguardo alto, si manifestano i colori di vecchi murales che ravvivano i vecchi vicoli. Questo è Calvi, colorato a mano. Otricoli, con i suoi lavori agricoli, offre una vita tranquilla anche per chi in paese ci lavora o ci si reca a fare le spese. Narni, sempre bella come nei giorni di festa, anche quando piove non c'è il sole in testa. Valentini, come in un gioco, si appresta appena può a fotografare questa parte di universo dalle prospettive infinite. San Gemini. È tempo di volare per Enrico, che va ad impressionare sulla pellicola ciò che al di sotto gli appare. Acqua Sparta si fonde nel cielo del tempo con il Palazzo Cesi. È il loggiato che fa spettacolo. Stroncone. Come una nuvola illuminata dal sole, sul ciglio del crinale, Stroncone guarda la mirabile Concaternana. Ballerina. C'è una strada tra valli che porta storie e colori, borghi e paesi, e un bel fiume che le dà il nome. È la strada della Valnerina. In tanti anni di fotografia, Enrico la percorre più e più volte ed ogni volta non può fare a meno di fotografare anche solo i panorami. La mitica cascata delle Marmore dà il via, scaldando la macchina fotografica che scatta quei luoghi che sembrano sempre uguali. Il tempo passato, le luci, i colori
danno scatti diversi e speciali che Valentini non si lascia sfuggire. Con Spoleto termina il video Scatti d'autore. Spoleto, terra di conquista di Sua Maestà, fotoreporter giornalista Enrico Valentini. Terra che lo ha reso più di altre internazionale. Grazie al maestro Giancarlo Menotti, Deus ex machina del Due Mondi, suo profondo amico, ha dato ad Enrico la possibilità di spaziare nell'universo del festival, realizzando servizi apprezzati in Italia e dall'estero. È rilevante poi che i più grandi protagonisti hanno donato la loro amicizia ad Enrico, determinato lui stesso e simpatico come persona e personaggio, come del resto già riconosciuto nella sua città di Terni. Magistrale Enrico, sono la bellezza delle sue immagini che corredano tutto questo video. Noi di Tempus Vitae siamo andati a pescare senza reti e senza ami, solo con le mani, in quel mare infinito di orizzonti lontani, sulla scia di 220.000 brani di vita.